Sindaco, lei è stato uno degli artefici, perché bisogna riconoscerlo, all'inizio dell'anno forse travagliato fra l'altro, insomma, lei è stato quello che insomma, tutto sommato è riuscito a coordinare un gruppo di gente, in primis il presidente Nicandro Russo, a che si sensibilizzasse su questa questione del calcio a Cassino. Adesso siamo, diciamo così, alla fine. Al di là di quello che può essere il risultato, lei era fiducioso e pensava che il Cassino avrebbe comunque sarebbe arrivato a questa tappa? Ma io ho creduto da subito nel progetto, che era un progetto con i piedi per terra e che credo ci porterà lontano il calcio a Cassino. Il primo risultato che abbiamo ottenuto è stato riportare e riavvicinare tanta gente al calcio e la passione dei cassinati per il calcio, lo vediamo anche oggi, persone di tutti i tipi, giovani, donne, anziani, famiglie che sono venuti qui in condizioni particolari. Adesso non voglio entrare, ritornare sull'argomento, perché l'ho già detto e specificato nella mia nota alla Lega, ma comunque la passione è indubbia. Ora, se poi a questa riusciamo ad aggiungere il risultato sportivo, che sono convinto arriverà, abbiamo davvero completato l'opera. Ti vedo di rado abbastanza, ma è giusto che sia così. Soprattutto dispiaciuto, perché dobbiamo vedere delle famiglie in mezzo alla campagna che con 50, 60, 70 tra polizia, carabinieri, celerini che ci stavano aspettando. Quindi. Poi Cassino è una città tranquilla. Una città che il fatto stesso che sia qui il primo cittadino di Cassino è sintomatico, ha un messaggio che vuole mandare evidentemente. Chiaro. È una festa che noi aspettavamo da tanto e invece è stata rovinata. Per adesso è stata rovinata. Senti Nicandro, la stessa domanda che ho fatto al sindaco in maniera particolare, ma te lo dico con più, diciamo così, convinzione. Ti aspettavi questo risultato alla fine del campionato? No, da come si era partiti sicuramente non mi aspettavo questo risultato. Comunque siamo qui a giocarci il campionato con la tranquillità. Qualsiasi risultato che viene per noi è una vittoria, perché abbiamo ridato il calcio a Cassino, l'interesse per il calcio a Cassino. Questo ti fa onore, sicuramente ci sentiamo a fine partita o nell'intervallo. No, volevo solo ringraziare il presidente del Sermoneta che si è dimostrato un signore. Antonio Abrilia. Sì, questo qua lo volevo ringraziare, solo questo qua. Bene, ti fa onore anche questo, grazie per adesso, grazie. Amici telespettatori di Mediacentro TV, è Gianni Ranaldi che vi parla dai microfoni dell'emittente televisiva. Oggi si decide la sorte del campionato, il girone di promozione laziale, il girone D, ultima giornata di campionato, una classifica che praticamente ha un po' complicato quello che erano, diciamo così, le aspettative. Si ritrovano sia il Cassino davanti con due punti di lunghezza sul Sermoneta, e poco fa abbiamo appreso che Nuova Idri praticamente ha vinto in casa. Che cosa comporta questo? Comporta chiaramente che oggi se vince il Cassino va direttamente in eccellenza, se non dovesse vincere il Sermoneta la stessa cosa, viceversa bisognerà vedere poi che cosa succede per i secondi posti. Siamo in attesa per l'inizio della gara, vediamo che sta consultando in questo istante il signor Fabiano, decreta l'inizio delle ostilità. Capitan Lamanna appoggia su Lunardo, poi Pittiglio, posizione regolare, entra in aria, cross, ma non trova nessun compagno che possa sfruttare l'occasione. Ancora un cross per il Cassino, palla neutralizzata da Minutelli, e poi Lunardo per Cristian Lillo, poi libera Lunardo, due palloni in campo, bene fa il signor Fabiano, fa ferma il gioco. Bisogna ricominciare l'azione, vediamo il solito fungo in area,
composto dai giocatori di entrambi gli schieramenti, cross in questo istante, per poco Keita non mette a segno la rete del vantaggio per il Cassino. Sono 10 minuti trascorsi qui al Le Prete. Pagnani, adesso la posizione è di Pittiglio, lascia partire un tiro interessantissimo che sfiora il palo alla destra della porta difesa da Militello. Abbiamo a fianco a noi l'indimenticabile Alberto Pizzi, capitano del Cassino, capitano storico. Allora Alberto, intanto ti saluto a nome anche dei tanti tifosi del Cassino che ti ricordano sempre con molto affetto e entusiasmo. La gara fino adesso cosa ti sembra? Ma io innanzitutto contraccambio i saluti con affetto a tutti i tifosi del Cassino. La gara fino adesso ha visto un predominio specialmente al centrocampo del Cassino e ha già creato un paio di occasioni veramente notevoli di passare in vantaggio. Vedo che hanno affrontato la partita con tranquillità, con determinazione. Poi sai, il risultato dipende tante volte da un ciuffo d'erba. Un ciuffo d'erba ti può far diventare campione, o come dicono a Parma, ti fa diventare coglione. Bellissima questa battuta da Alberto Pizzi. Vediamo Lunardo sulla lunetta del calcio d'angolo. Di tacco per poco il vecchio Babbucci, non va a centro. Buona occasione per il Cassino. Una gara che entrambe le squadre stanno giocando a viso aperto, anche perché si rendono conto che un pareggio sarebbe inutile per entrambi. Gioco si è interrotto dal signor Fabiano, in quanto un giocatore senza nessuna intenzione era stato colpito al viso, e fischia la fine delle ostilità per i primi 45 minuti. Vi ricordiamo che 0-0 è il risultato fra il Sermoneta e il Cassino. Manda il signor Fabiano tutti e 22 giocatori negli spogliatoi. Abbiamo assistito a una gara interessante, bella, vibrante, ma con qualche azione anche pericolosa, e diamo appuntamento ai telespettatori fra qualche minuto per raccontarvi il secondo tempo di questa partita, che praticamente segna la fine del campionato e uno delle due squadre avrà la meglio, andrà in eccellenza. C'è stata interruzione al primo tempo dalla gara, vi ricordiamo che siamo qui a Sermoneta per raccontarvi l'ultima partita del campionato fra il Sermoneta e il Cassino. E a fianco a noi l'indimenticabile, abbiamo detto anche in diretta, Alberto Pizzi. Adesso con calma vogliamo fargli qualche domanda, non solo per la gara, ma anche di questa società nuova del Cassino, che francamente, avendo iniziato quasi l'ultimo giorno utile per l'iscrizione, penso che alla fine abbia fatto veramente dei miracoli. Alberto, tu sei conoscitore della piazza, da apprezzato giocatore del Cassino. Cassino, tu sai bene che quando fa risultati crea entusiasmo e poi non si ferma, per i grandi spettacoli in sostanza. La categoria penalizza certamente il Cassino, ma questa società penso che sia sulla strada buona. Un tuo pensiero? Ma io me lo auguro, perché a Cassino, come ti dicevo prima, ho trascorso 7 anni indimenticabili, che mi hanno arricchito tanto sotto il profilo umano, mi hanno permesso di conoscere persone nuove, di instaurare delle amicizie che dureranno fin quando campo. E vedere il Cassino in queste situazioni qua per me è un dolore, però purtroppo l'evidenza dei fatti è questa. Il Cassino, poi tra parentesi, si è abituato a queste ripartenze. Mi auguro che riesca finalmente a trovare un assetto stabile per poter dare alla città i successi che merita, e io ne sono testimone, ho potuto apprezzare direttamente di come sia caloroso il pubblico, di come sia appassionato il pubblico. Alberto, tu hai fatto parte di un calcio che non c'è più,
Qual è la differenza tecnica fra questo calcio e il calcio di circa 30 anni fa? Ma sai, fare dei paragoni è sempre un pochettino azzardato. Certo. Chiaramente diciamo che adesso le preparazioni sono più basate sulla corsa e sono più fisiche. Chiaramente ai nostri tempi c'era più tecnica, tanti che giocano adesso tecnicamente non avrebbero potuto giocare con noi a quei livelli. Però ecco, ripeto, chiaramente è l'evoluzione dei tempi, adesso è tutto molto più veloce, più rapido, più forza. Ma c'è poco tempo per pensare cosa fare. Sì, sicuramente adesso prima di ricevere la palla già devi essere in condizione di poterla giocare, perché come sai, come tagli la palla c'è già due giocatori addosso. Prima, specialmente a centrocampo, se avevi il tempo di prendere la palla, pensare e fare quei 10 metri per poterla appoggiare. È chiaro che lì entravano in ballo i valori tecnici e noi, specialmente a centrocampo, ce ne avevamo di notevoli. Penso proprio di sì. Alberto, un'altra cosa vi volevo chiedere. Tu hai saputo l'ultima settimana di questa decisione scellerata da parte delle autorità che hanno impedito alla città di partecipare in massa a questa magnifica giornata fino adesso, no? Io penso che volevo anche un tuo pensiero, così senza astio verso nessuno, però insomma dichiarare tra le righe il DASPO a una città come Cassino, che ha risonanza mondiale, ci è sembrato esagerata da parte del prefetto di Latina. Come sempre in queste decisioni qua vengono prese sull'onda dell'emozione del momento, no? C'è poco equilibrio. Prima si lascia andare, poi dopo improvvisamente di fronte a un episodio negativo, perché certamente, è stato un episodio negativo, si penalizza un'intera tifoseria. Bastava magari, credo che anche ci fosse la disponibilità del presidente del Sermoneta, che è una persona, certo, una persona molto sportiva, squisita, a poter giocare in uno stadio che potesse ospitare anche la tifoseria del Cassino, anche perché a questo punto qua insomma si gioca un campionato e si penalizza una città intera. Secondo me non è giusto. Siamo d'accordissimo con Capitan Bizzi, per noi è sempre il capitano indimenticabile, lo ringraziamo e andiamo avanti con la telecronaca che inizierà fra qualche minuto. Vediamo che i giocatori si stanno portando in campo per iniziare, intanto ci possiamo accomodare. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ricordiamo che siamo qui allo stadio di Sermoneta, Le Prate, per la telecronaca del secondo tempo fra il Cassino e inizia in questo istante fra il Sermoneta e il Cassino. Si riprende con un fallo laterale Gennari. Keita! Peccato, bella occasione creata da Keita con la palla che sfiora l'angolo, il set della porta, scelta tecnica da parte del mister Antonio Pecoraro, proprio per dare più incisività al Cassino. Ed eccola la buona occasione, c'è un rigore netto, ma evidentemente non è dello stesso avviso il signor Fabiano, che decreta solo un calcio d'angolo a favore degli azzurri. Si ripropone il Sermoneta, occasione per il Sermoneta, ed è Maffeo, grande parata di Davide Maffeo che salva la porta del Cassino da un'incursione di Funari, ci sembra. Vediamo che viene sostituito praticamente Lamanna, capitano Lamanna,
fa il suo ingresso in campo, Oliva ha fatto il suo ingresso in campo. Vengono effettuati due cambi, una per entrambe le squadre, esce per il Sermoneta il numero 6 Costanzi, vediamo chi lo sostituirà. Poi evidentemente per il Cassini invece ci ripensa mister Pecoraro. Viene, prende la sua posizione il numero, ed è il gol di Keita, che da porta in vantaggio il Cassino a pochi minuti dal termine. Assisteremo a una battaglia, ottimo questo. C'è chiaramente grande entusiasmo, vanno i ragazzi ad abbracciare il presidente Keita, ancora una volta è l'uomo che risolve le partite. Ci dispiace onestamente per il Sermoneta, qui era in gioco il passaggio di categoria, l'abbiamo detto in anticipo. È un peccato perché queste due squadre hanno dominato il campionato insieme all'Itri e al Minturno. Però il Cassino chiaramente ha bisogno di uscire da questo campionato perché gli obiettivi sono diversi. L'arbitro Fabiani fa segno ed è eccellenza per il Cassino, finalmente c'è un entusiasmo indescrivibile qui sul campo Le Prate, vediamo che si abbracciano i giocatori, veramente è stato un campionato per il Cassino, veramente vediamo i ragazzi sconsolati del Sermoneta, ma d'altronde il calcio è questo. Il Cassino secondo noi viene premiato giustamente per questa rincorsa che è durata 8 mesi e alla fine domenica scorsa è andata in vantaggio di 2 punti su Sermoneta e poi è venuta a vincere qui sul campo del Sermoneta. Noi approfittiamo, vediamo che c'è un po' di amarezza nel giocatore del Sermoneta, non potrebbe essere diversamente, e approfittiamo per chiedere ad Alberto che cosa anche lui sente in questo momento. È chiaro che sono emozionato anch'io, partecipo a questa grande vittoria del Cassino, ma partecipo anche allo sconforto del Sermoneta, che ha visto sfumare all'ultima partita questo traguardo. Però chiaramente il Cassino ha meritato, come dicevi tu, ha fatto una rincorsa lunga e il risultato è questo. Noi ringraziamo Alberto Pizzi, veramente è un'emozione qui da Sermoneta, il Cassino dopo circa 6 anni riesce a fare il salto di categoria e con il tempo necessario per poter programmare l'anno prossimo ancora un campionato esaltante, perché come ci aveva annunciato il presidente Nicandro Rossi, il Cassino cercherà di non fermarsi in questa categoria, ma intanto bisogna dare atto al presidente che ci ha sempre creduto a questo traguardo. Ed è tutto da Gianni Rinaldi, dallo stadio di Sermoneta, vi dà alla rivederci all'anno prossimo, nel frattempo comunque andremo avanti con i tifosi e soprattutto i protagonisti di questa gara per sentire le loro emozioni dal vivo.
Innanzitutto grazie a tutti voi, siete stati stupendi, Cassino contro tutti, abbiamo vinto contro tutti, contro il prefetto di Latina, contro il professore di Latina, contro Nitri, contro tutti, il turno contro tutti, una grande soddisfazione ragazzi. Una grande soddisfazione, garantisco, nemmeno la Coppa Italia ha avuto tanta dimostrazione d'affetto nel settembre 86, quindi io vi ringrazio, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti in modo particolare, ringrazio i ragazzi, adesso io vi presenterò uno per uno. C'è solo un Presidente, un Presidente. Riccardo, sei stato quello che ha saputo fare l'allenatore alla della città, hai messo insieme persone, mai viste insieme, io lo faccio per te, ma penso che bisogna ringraziare non solo tutti voi, ma gli sponsor, la Banca Popolare, Gianni, scusate, Gianni Ferrone, Irene Gasso, tutti quanti, Micheluccio, Sergio Micheluccio, lo sponsor tecnico. Quindi noi ringraziamo tutti, poi lo faremo in maniera particolare, non per noi. Sempre contestano e mai ti lascerò. Presentarvi uno per uno perché è giusto che venga dato, è giusto il riconoscimento a tutti questi ragazzi che sono stati solamente meravigliosi. Cercherò di farlo così alla spicciolata, vi dico c'è Manca Marciano, Antonio Marciano, è arrivato. Valerio Riva! Cerriani! Antonio Donato! Nova Famosa! Scalazze! Thank you.
perché veramente è stato un grande e noi lo ringraziamo. Perché la festa la faremo nei prossimi giorni, che saranno indimenticabili, e poi partiremo già per l'anno prossimo. Noi ringraziamo l'amministrazione comunale perché ci è stato vicino, ci manca il consigliere Emma, il consigliere Picaccio e poi il consigliere Emma e Picaccio, il consigliere Picaccio. Ci sono stati veramente vicini, ma si danza e non è nato grande di più. Io che farà la terra in mano. Antonio Lillo, Antonio Lillo. Naturalmente la prossima occasione di fare anche con i responsabili dei ragazzi, di ricordare che stasera la presentazione che c'è un personaggio che sarebbe stato importante, che mi ha fatto niente. Stadio comunale, lo spazio ammizzante, gli spogliatoi, faremo una grande festa con tutti quanti voi. Non dimenticate, perché è un'ora scaletta, qui c'è il nostro compagnia del presidente del Cassino Calcio Nicandro Rossi. Allora, è stata una rimonta straordinaria. Quali sono le emozioni che sta provando in questo momento?
delle emozioni grandissime, anche se adesso sono scarico, la tensione è accumulata tutta la settimana, in questo momento sono veramente che non ho più forze, sono contentissimo soprattutto per i tifosi e per chi abbiamo riportato l'interesse per quanto riguarda il calcio nella città. Vorrei fare un vorrei fare un ringraziamento soprattutto al sindaco e a tutti gli sponsor che mi hanno dato una grossa mano quest'anno. In compagnia con Antonio Pecoraro, allenatore del Cassino, una serata stupenda, meravigliosa, a coronamento di una stagione esaltante, laddove c'è stato un sacrificio enorme da parte di tutti, tu in primis naturalmente. Come ti senti di dire, che cosa senti di dire per questa circostanza? Mi sento innanzitutto di esprimere la più grande soddisfazione per questa promozione, perché è avvenuta in una piazza molto importante, quindi vedere adesso qui riuniti tutti quanti insieme, tifoseria, dirigenza, giocatori, parenti, madri, padri, fratelli, è una cosa veramente molto molto bella. Abbiamo sofferto tutti insieme dall'inizio in un campionato che sinceramente apparentemente può sembrare un campionato di basso livello, invece che conserva sempre le sue insidie, quindi è stato un campionato difficile dove il Cassino, con tantissima umiltà, sapendo di fare un campionato che non le compete, si è calato in questo campionato con veramente uno spirito operaio, è riuscito a lottare, uscire dalle difficoltà che ci attanagliavano dall'inizio della stagione e vincere questo campionato in maniera meritata e netta. Siamo qui con il vicepresidente della Banca Popolare Formisano. Ancora una volta la Banca Popolare si è dimostrata vicino al Cassino. Sì, siamo vicino alla nostra città, amiamo il nostro territorio e lo sport di questa città. Il Cassino Calcio ci ha regalato una grande soddisfazione, dopo il basket anche il calcio ci regala un'altra vittoria. Ad Maiora e a vincere altri campionati. Forza Cassino! Siamo in presenza del direttore tecnico Renato De Sanctis, che ha seguito la squadra in prima persona, coadiuvato da Gianni Rinaldi. Cosa ne pensa di questa grande vittoria? Beh, sinceramente a un certo punto noi speravamo più nei play-off e non una vittoria finale. E oltre ai nostri meriti, che sono innegabili, abbiamo avuto tra virgolette la fortuna che le squadre che erano al di sopra di noi hanno avuto parecchie battute d'arresto e ci hanno permesso di rientrare, però è una vittoria meritatissima, è una vittoria del gruppo inteso come tecnico e come società nella sua interezza. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e abbiamo avuto anche delle difficoltà oggettive di Daspo, di Vieti e quant'altro. Diciamo che i ragazzi hanno meritato questa vittoria ed è giusto che la stiano festeggiando e la continuino a festeggiare nei prossimi giorni. Quindi un elogio a tutta la società, calciatori, tecnici e tutto lo staff dirigenziale. È chiaro che gli attori sono i calciatori insieme al mister. Noi abbiamo dato il supporto giusto e nei momenti più brutti non abbiamo mollato. Questo è il merito che noi ci diamo. Siamo qui con Gianfranco Iemma. Allora, una partita soffertissima, quali sono state le emozioni? È stata una partita soffertissima fino all'ultimo minuto. Finalmente siamo riusciti a coronare il nostro sogno ed è arrivata la vittoria all'80esimo e siamo contentissimi di questo grande risultato. Direttore sportivo Antonio Lillo, allora direttore, ha composto una squadra all'inizio che serviva per un determinato tipo di gioco, poi dopo ci sono state diverse vicende che hanno dovuto far sì di cambiare anche il mister e lei ha fatto la scelta giusta anche per il mister. Ma diciamo che inizialmente purtroppo la squadra era partita male, l'abbiamo aggiustata in corso d'opera, abbiamo preso Pecoraro, che bisogna riconoscergli che è riuscito a prendere la squadra dal terzo ultimo posto e portarla prima in classifica, quindi a lui vanno i nostri complimenti. Ok, e per l'anno prossimo cosa si prevede con questa vittoria di questo campionato? Ma il presidente ha già annunciato sul palco che sicuramente faremo una squadra competitiva,
adesso godiamoci almeno una decina di giorni e poi butteremo giù il programma per l'anno prossimo. Siamo in compagnia del consigliere comunale Rosario Emma, che ha seguito dall'inizio fino alla fine questa bella storia del calcio Cassinate, in quanto lui era il tuttofare del campo, si occupava di tutto. Come l'ha presa questa decisione di essere parte integrante di questa società? Vabbè, noi diciamo che io ho sempre militato, diciamo, sui campi di calcio, perché ho fatto pure l'allenatore, quindi sono un appassionato veramente di calcio, e quindi non mi è stato difficile. Poi dal momento che il progetto è partito, con Nicandro e Alberto Ficaccio abbiamo parlato davanti al bar, ecco, da cosa così nasce cosa. Abbiamo sposato questo progetto e da quel momento in poi, proprio dai primi giorni, proprio abbiamo messo un massimo impegno pur di far crescere e andare avanti con questa squadra e questa società. Piano piano, ecco, il progetto ha avuto un buon seguito, perché poi si è creato una società abbastanza forte, robusta, con personaggi che hanno fatto sempre pure calcio, e quindi diciamo mancavano solo poi i risultati, i fatti. All'inizio siamo partiti pure un po' così maluccio, però noi ci abbiamo sempre creduto, pure quando stavamo 16-17 punti dietro, e non abbiamo mai mollato come i tifosi d'altra parte, ci abbiamo sempre creduto, e quindi poi siamo riusciti a realizzare veramente il sogno di questa città, e che possa essere veramente da un futuro veramente più roseo, insomma. Quindi sarà un progetto a lungo termine? Io penso proprio di sì, spero che, ecco, la società, presidente, noi siamo vicini pure, ecco, sotto tutti i punti di vista, cercheremo, ecco, di fare veramente in modo e in maniera da poter continuare e non fermarci, arrivare dove possiamo arrivare, ecco, non è che dobbiamo fare cose impossibili che poi ci mettono casomai in una situazione di non poter affrontare più le cose e di fallimenti. Quindi riusciamo a fare dei programmi, dei progetti le nostre possibilità. Questo. Passo dopo passo. Va bene. Grazie. Grazie. Siamo con uno dei rappresentanti della tifoseria, nonché socio fondatore di questa società, che non hanno fatto morire, dove parte integrante ne faccio parte anch'io. Abbiamo vissuto 4 anni stupendi, anche se diciamo che quest'anno è stato quello buono. Sì, questo è stato l'anno buono, perché grazie all'intervento di Nicandro Rossi a luglio ha preso a cuore la difficoltà che stavamo vivendo e ha preso la società in mano e ha riportato, ecco, fino alla vittoria. È chiaro che però non possiamo certamente dimenticare il lavoro fatto negli anni precedenti. Onore a Nicandro Rossi e a questa società, che ha saputo riportare a un certo livello, anche a livello, diciamo, qualità tecnica della squadra. Però è anche vero che questa squadra è qui perché nel 2010, a luglio, gli ultras di questa città hanno detto che il Castino non doveva morire e hanno creato la SD, l'attuale società, insieme a Mario Venditelli, il vecchio presidente. È una vittoria anche sua, perché è una persona che ha fatto molti sacrifici per questa squadra. È giusto che meriti, io lo encomio pubblicamente per quello che ha fatto. Così come lo faccio con Nicandro, che come in Analdi prima ha saputo unire più forze della città e cercare di riportare il Cassino in alto. Speriamo che questo sia il primo passo per andare sempre più in alto. Siamo qui con l'autore del gol che ci ha portato a vincere il campionato. Che da cosa stai provando in questi momenti? Gioia, moltissima gioia. Era una partita importante,
e la squadra ha reagito come doveva reagire, e la vittoria è merito di tutti quanti, non solo perché ho fatto gol, però la squadra che da dicembre, dall'inizio, cioè io sono arrivato a dicembre, però già ci stava la squadra. Cioè la squadra ha meritato questa vittoria e abbiamo giocato contro tutti perché alcune partite ci hanno tolto i punti. Grazie Cassino, grazie alla società che mi ha voluto a Cassino, e grazie ai miei compagni perché mi hanno fatto passare un'annata storica. E grazie a tutti i dirigenti. Sei diventato subito il Beniamino della tifoseria cassinata. No, va bene, cioè già il Cassino è gemellato con Venafro, c'è già una cosa, perché io vivo a Venafro, è una grande soddisfazione, pure quelli che sono venuti da Venafro, pare che sono venuti a Venafro per tifare Cassino. Questo fa solo piacere alla persona, però questa vittoria è la vittoria di tutta la città di Cassino, e della società, dei giocatori che sono stati protagonisti, e dello staff che non ha mollato, cioè, un attimo, e quello è il risultato finale. Grazie a pubblicità. Sono arrivati anche i gemellati di Venafro, ragazzi, cosa state provando a fianco ai fratelli di Cassino? Siamo felicissimi che il Cassino è stato promosso in eccellenza, è una vita che noi siamo stati... Siamo orgogliosi e fieri dei nostri fratelli e porteremo avanti questa tradizione fino alla morte. Qui sarà per noi. Che emozioni stai provando? No, è una bella soddisfazione dal di fuori come preparatore portieri, però è una gioia che non vivevo da molti anni. Sono contento soprattutto per questi ragazzi che ci hanno fatto rivivere tempi un po' passati. Sarà per noi! Stanno facendo la doccia! Raccontaci le tue emozioni, dai! Vabbè, è stata una giornata fantastica, penso che ce la siamo meritata tutte, è stato bellissimo, noi tifosi, città, è una grande felicità per noi. Non ce l'aspettavamo dall'inizio, però è venuta sofferta, ma è ancora più bella, è bellissimo. Dai Cassino, dai Cassino, dai Cassino, dai. Qui con Magnani, raccontaci questa cavalcata straordinaria fino alla vittoria del campionato, cosa stai provando adesso? Beh, sicuramente siamo tutti contenti, non è che non ce l'aspettavamo, noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Recuperare 16 punti dalla prima non è stato facile, e questo è il merito del gruppo, della società, dei tifosi, nonostante le critiche comunque ci sono stati sempre vicini, quindi è bello, bellissimo. Avete avuto un po' di paura in questo match in cui sembrava che il gol non arrivasse mai? Ma sì, guarda, quando quando stai in mezzo al campo, sì, un po'. Alla fine noi eravamo consapevoli di essere più forti. E purtroppo il gol al primo tempo non è arrivato. Poi arriva
arrivasse mai, alla fine è arrivato, cosa avete provato in campo? È stata dura, bellissima, una sensazione, un'emozione bellissima da regalare a tutta questa gente che non aspettava altro. Cosa si prova a vedere attorno a te tutta questa grande emozione, questa enfasi? Guarda, è uno spettacolo bellissimo, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo raggiunto questo traguardo che la città merita, i tifosi meritano dall'inizio del campionato, è stata una sensazione, un'emozione bellissima. Questa straordinaria stagione. Tanta fame, mo. Tanta fame. No, no. Di vittorie ulteriori. Una gioia incredibile. Il coronamento di un sogno. No, è molto molto emozionante. Abbiamo rincorso questo risultato un anno intero. Ciao! Arrivare alla fine ed averlo raggiunto era l'obiettivo che ci eravamo prefissati e il coronamento di un sogno, come ha detto Franco. Sono emozioni che stiamo provando, è una cosa bellissima, soprattutto che noi ragazzi siamo di Cassino e quindi vivere nella nostra città è ancora più bella, è stato bellissimo. Grande emozione e felicità soprattutto. Io sono di Cassino e sono contentissimo per la città. Non merita questa categoria, Cassino merita la C. Serie D l'anno prossimo. Neanche l'eccellenza. No, no, merita la C per il pubblico stupendo che c'ha. Come mai sei qui, Alessio? Sono studente dalla Università di Cassino. E cosa studi? Sono un studente di specialista della Facoltà di Economia. Allora Alessio, cosa stai provando in questi momenti e cosa ti ha portato qui a Cassino? Sono molto emozionato perché è la prima volta che sono in Italia con questo tipo di momento. Cassino è il campionato, è il campione di promozione questa stagione giochiamo a eccellenza. Penso che è un momento molto è un'esperienza molto bella nella mia vita. Forza Cassino! Siamo con Luciano Delicato, uno dei più grandi tifosi del Cassino. Che emozioni stai provando? Dopo tanti anni in purgatorio, ritornare un po' in paradiso è una grande gioia, anche perché abbiamo dovuto combattere contro prefetti, questori, polizia e noi siamo gente tranquilla, tranquillissima, ci piace fare il tifo ma senza andare oltre le righe. Va bene, grazie. Forza Cassino! Sempre! Forza Cassino! Forza Cassino! Forza Cassino! Forza Cassino! Io posso dire soltanto, sono 3 anni che ho il DASP, ho quasi finito, non mi sono potuto vedere neanche una partita. L'anno prossimo ritornerò e vorrei che i nostri ragazzi sono sempre guerrieri e vincere anche il prossimo campionato. Quello vorrei. Come tifoso è stata una stagione veramente fantastica, ci siamo divertiti, ragazzi comunque ce l'hanno fatta a portare il risultato a casa e ci prepariamo per la prossima stagione. La grandissima emozione, sono felice per la squadra. Eri presente a Sermoneta? No, non ho avuto problemi di lavoro, quindi non so potuto venire. È una categoria che non ci appartiene, noi dobbiamo fare la C e i sociali la D.
Raccontaci com'è stata questa giornata. Siamo solo di passaggio, stiamo andando in Serie D. Siamo solo di passaggio, stiamo andando in Serie D. Un anno eccellente, Serie D, Serie C. E poi possiamo stare nelle piazze che ci competono. Troni d'inferno, cosa stai provando adesso? Gioia, basta. Gioia e basta. Solo Cassino, solo Cassino. Mio fratello è di Cassino, mio fratello è di Cassino, mio fratello è di Cassino. Vorrei dire che dopo tanti anni di sofferenza, dopo 3 anni di sofferenza, adesso ci stiamo divertendo. Dopo tanti anni di sofferenza ce l'abbiamo fatta adesso. Forza Cassino, non vogliamo mai, vai! Frosinone è merda! Allora, volevo dire solo una cosa. Il Cassino ha sofferto 4 anni nella forma. Grazie a un gruppo di ultra che l'ha portato in alto il Cassino, siamo riusciti ad arrivare grandi. E ritorneremo grandi, ritorneremo noi. Perché il Cassino è troppo forte, i ciociari sono a merda. Forza Cassino, tutti! La spazza è pure a porre le banane.